la radio che non ti giudica, con telefonate in diretta. Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. Bob Dylan, buongiorno, svegliati avvocatura. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. Buongiorno, svegliati avvocatura, sono Angelo Marzo con la regia di Adel e con me in conduzione da Barletta Domenico Monterisi. Ciao Angelo, ciao Adel e un saluto a tutti i nostri affezionati ascoltatori. Oggi ci occuperemo, e il tuo aforismo è stato estremamente utile, di giovani. Parleremo della Youth Strategy, che è il titolo del 24esimo congresso ordinario tenuto dall'AIGA a Foggia il 26, 27 e 28 ottobre 2017. E per farlo avremo la possibilità di intervistare, lo abbiamo già fatto in proprio sabato mattina a Foggia, Michele Vaira, che è il presidente uscente dell'AIGA, che ha appunto terminato il suo biennio a Foggia, con una relazione in cui ha elencato i grandi traguardi che l'associazione ha raggiunto e quello che è rimasto ancora da fare. E dopo sentiremo in diretta anche il nuovo presidente eletto per acclamazione a Foggia, Alberto Vermiglio, del foro di Messina. Se sei d'accordo, Angelo, possiamo partire con l'intervista di Michele a Michele Vaira e poi la commenteremo insieme. Assolutamente sì, alla regia per l'intervista. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. E con noi Michele Vaira. Michele, poche ore alla fine, sì. Due anni esaltanti, due anni in giro per l'Italia e non solo, perché abbiamo visto le foto che ti ritraggono da New Orleans fino a ovunque, in Italia, Tokyo. Com'è andata? Devo dire che sono molto soddisfatto. Come dirò oggi nella relazione finale, quasi tutti gli obiettivi che avevo individuato penso di averli raggiunti. La cosa più bella, perché poi l'associazione è aggregazione, è l'apertura di 25 sezioni, un aumento notevole di iscritti, oggi siamo 11.880, con sezioni che ormai hanno raggiunto una capacità organizzativa, politica a livello territoriale che è veramente impressionante. Devo dire, è cresciuta molto anche la democrazia interna. Oggi non si ragiona per comunicati stampa del Presidente, si ragiona per deliberati di CDM, del Congresso, della Giunta. Così come ieri abbiamo sottolineato agli esponenti di Cassa Forense, l'interlocuzione con noi avviene su proposte chiare, precise e dettagliate, e su questo che li abbiamo messi, diciamo, alla prova, invitandoli a dare seguito ai deliberati dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Michele, sono stati comunque due anni abbastanza complicati per l'avvocatura, non parlo dell'AIGA. Abbiamo dovuto sopportare molti provvedimenti, diciamo, problematici. Parlo per esempio della riforma del processo e anche del diritto sostanziale penale, le prescrizioni, gli aumenti della prescrizione, ma abbiamo anche tanti altri, diciamo, livelli di competizione o di contrasto con la politica. Il bilancio su questo punto. Devo dire che hai fatto l'esempio più eclatante della sconfitta dell'avvocatura, che era unanime contro quel tipo di provvedimento. E abbiamo fatto proprio a Brindisi un incontro, abbiamo messo allo stesso tavolo tutta l'avvocatura, l'Accademia rappresentata dal professor Spanger, nonché la magistratura, per la prima volta dopo un anno di distacco totale sotto la presidenza del dottor David, con Alba Monte ha ricominciato una proficua interlocuzione con l'avvocatura e l'ha dimostrato anche la sua presenza da noi nella prima giornata del congresso. Su altri temi inevitabilmente l'avvocatura è sbarcata, penso al socio di capitale, dove c'è. Oggi qui abbiamo presentato, è stato un regalo che ci ha fatto un professore di diritto bancario dell'Università di Foggia. Ha portato un suo scritto molto bello, l'ho portato proprio spontaneamente come regalo, diciamo, noi siamo tutti, diciamo, discepoli dell'Università di Foggia.
e abbiamo distribuito a tutti i congressisti un articolato parere sulla positività dell'introduzione del social capitale, che devo dire è una, non dico una battaglia dell'AICA, ma l'AICA si è sempre espressa a favore, ormai più di un decennio. Personalmente io ho sottolineato che questa novità non inciderà più di tanto nel tessuto dell'avvocatura, ma certamente darà qualche possibilità in più. Qualche possibilità in più, ma certamente non vedo quei segnali preoccupanti di ingerenza del socio di capitale. Che la verità, che l'unica vera schiavitù è quella nei confronti del reddito, perché l'avvocato che non ha reddito non è libero. Michele, un'ultima domanda. Noi siamo passati in questo biennio anche dal passaggio storico da OU a OCF. Voi siete stati sempre notoriamente un po' tiepidi rispetto prima dall'OU e anche adesso con l'OCF. Però quello che tu hai detto, una sconfitta di tutta l'avvocatura riferita al processo penale, è forse anche la dimostrazione che non basta cambiare le formule quando si ha a che fare con un potere politico che non ha voglia di parlare. Dice una cosa sacrosanta. Noi però dobbiamo cercare di dotarci di strumenti, l'OCF almeno dal punto di vista tecnico andava certamente attuato perché la legge che ce lo chiedeva, in questo caso al di là della rappresentanza unitaria, qui c'era l'unitarietà di intenti di tutta l'avvocatura, al di là delle sigle, e quindi abbiamo dimostrato che nonostante su certi temi abbia una convergenza assoluta, non poteva essere diversamente, sui temi che hanno così ampio e forte rilievo costituzionale, il potere politico alla fine decide. Ascolta tutti, ma alla fine decide. Infine, l'ultima domanda: che cosa auguri a chi ti sostituirà? Di vivere l'esperienza che ho vissuto io in modo così pieno, in modo così ampio, e di ottenere quei risultati che magari in questi due anni non sono arrivati, tipo l'attuazione della legge sulle del regolamento sulle specializzazioni, così come il riconoscimento tecnico formale della Fondazione Bucciarelli, è un argomento più nostro interno, dedicato al nostro primo presidente e fondatore. Abbiamo attivato la procedura un po' lunga di riconoscimento, abbiamo appostato a bilancio e bloccato una somma cospicua per poter avere il riconoscimento ed agire in modo più consono agli scopi di una fondazione. Auguro infine di portare l'associazione a 20.000 iscritti. Ti ringrazio Michele e faccio i miei personali complimenti per questi due anni. Grazie. Ciao Michele. Firma i tuoi documenti informatici a valore legale e scopri le soluzioni Lextel per la firma digitale. Puoi richiedere la Lextel Key, il dispositivo portatile su chiavetta USB o la firma digitale remota per firmare i documenti ovunque sei, solo con il tuo smartphone. Visita il sito www.lextel.it. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. E prima di ascoltare in diretta il collega Alberto Vermiglio, nuovo presidente di AICA, allora vogliamo ascoltare una giovane avvocata, un avvocato da record lo abbiamo definito, a soli 24 anni già avvocato. Sentiamo l'intervista fatta da Milena Miranda. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Qui a Uslo Web Radio oggi siamo con l'avvocato più giovane d'Italia. Chiara Venditti ha solo 24 anni. Chiara, come si fa ad essere avvocati a 24 anni? Direi che essere avvocati a 24 anni è una strada un pochino difficile, perché richiede di accorciare i tempi un po' su tutto. E nel mio caso è stato già dalla laurea, mi sono infatti laureata a 22 anni appena compiuti, perché appunto sono nata nel febbraio del 93
e mi sono laureata ad aprile del 2015, dunque a 22 anni, e ho iniziato immediatamente la pratica forense, e dapprima in Sardegna, quindi dove ho studiato, mi sono laureata infatti all'Università di Sassari. Tu sei nata in Sardegna, quindi? Sì, sono nata in Sardegna, a Sassari, sì, quindi sono nata e cresciuta lì, e dunque anche l'università appunto ho studiato a casa, e poi ho iniziato lì la pratica legale in uno studio tradizionale, diciamo, il diritto penale, dunque dove facevo contenzioso e tutti i giorni stavo in tribunale. Poi invece ho avuto una bella opportunità, quella di entrare in un grande studio di diritto societario, oltre che bancario, finanziario e tante appunto altre practice legate all'area del diritto commerciale. Che si trova a Milano. Sì, che ha la sede principale a Milano, ma mi è stata offerta l'opportunità di svolgere 6 mesi di pratica all'estero. Dunque ho approfittato della possibilità di svolgere un semestre all'estero e sono stata a Londra. Certo. Quindi nella sede londinese di un grande studio italiano. Possibilità che ti è stata offerta dallo studio, quindi detto in parole povere, insomma, andando a vedere, no, l'aspetto pratico, anche pagato da questo studio, o hai dovuto pagarti tu, diciamo, questo? No, assolutamente, cioè lo studio è uno studio molto grande, dunque retribuisce tutti i suoi praticanti, e andando a Londra addirittura aiuta i praticanti a inserirsi a Londra, anche dando una maggiorazione che appunto permetta di trovare una casa in centro, anche perché comunque gli orari sono lunghe ore di lavoro, dunque allontanarsi troppo, soprattutto a Londra con le distanze molto ampie, non è facile. Certo. E dunque lo studio è stato molto corretto da questo punto di vista, dunque al di là della retribuzione che tutti i praticanti hanno al suo interno, comunque chi lavora a Londra ha un aiuto in più per potersi inserire, per poter affrontare le spese che indubbiamente sono maggiori anche rispetto a Milano. Chiara, dunque, ovviamente tu sei una donna straordinaria, un avvocato giovanissimo, questo titolo te lo sei sicuramente guadagnato, ma sai perfettamente che in questi giorni, appena è uscito questo articolo, no, ma non è possibile, ma come avrò fatto mai, ma figurati, ma è possibile. Io posso dire di non essere nuova a commenti di questo genere, che penso siano un po' umani e naturali, nel senso, ci si aspetta sempre di incorrere nella benevolenza degli altri e si spera che gli altri possano apprezzare una bella storia di sacrifici, di ambizione, di forza di volontà, però purtroppo capita spesso nella vita che gli altri siano più inclini a trovare delle giustificazioni, magari per giustificare qualcosa che non è riuscito loro nella propria vita, piuttosto che apprezzare gli altri. Tu dici, dunque, giustamente, io comunque me la sono sudata, poi chiaramente è ovvio, come succede nella vita di ognuno, c'è il colpo di fortuna, tu stessa l'hai riconosciuta, l'occasione del... Ma certo, io penso studio. Che... Però poi bisogna metterci il proprio impegno e la propria... Ma la tua vita come si svolge? Cioè solo lavoro e studio, studio e lavoro? No, proprio no, anche se vorrei appunto chiudere la parentesi, dopo 6 mesi di Londra sono tornata a Milano, quindi lavoro ancora in un grande studio a Milano, dunque ho svolto la pratica assolutamente in regola, e a proposito dei commenti negativi ho letto di molti che forse andando a Londra avevo in qualche modo accorciato i tempi. No, i miei 18 mesi di pratica forense sono stati quelli tradizionali, tutti svolti anche con il semestre all'estero che è contemplato dal nostro appunto ordinamento forense. Certo. Dunque sono poi tornata a Milano, lavoro tuttora in un grande studio dove le ore di lavoro sono sempre tante, ma Milano è una città fantastica che quando si esce dal lavoro offre tante opportunità. Peraltro io vorrei che dicessimo a che ora stiamo registrando questa telefonata, perché questa telefonata andrà in onda di mattina in Svegliati Avvocatura, ma io e te siamo in collegamento alle ore 22:27. Brava! Ed è appunto l'orario in cui io sono appena tornata a casa, quindi questo dovrebbe essere emblematico per tutte le persone che hanno supposto che io cerchi le vie brevi e che non mi guadagni ogni giorno. Certo. Diciamo il mio lavoro, quindi che non ci metta tanta fatica, invece penso che questo sia proprio chiaro anche quindi, dall'orario. Impegno, studio, fatica,
ma anche un po' di divertimento, un po', insomma, certo, qualche, un po' di divertimento diversivo, perché sennò la vita diventa drammatica. Certo. Diciamola anche per chi ascolta che sei una ragazza normale, nel senso ma che sì, hai io il mio fidanzato, le tue amicizie. Perfetto. E quindi, nonostante sia dovuta andare via da casa ormai da 2 anni e mezzo, e quindi abbia abbandonato tutto quello che comunque avevo creato in una vita intera stando a casa qui a Milano, o comunque oltre i colleghi, le mie amicizie, il mio fidanzato Alessio, che appunto è il mio primo supporter ed è davvero la mia forza in tutte queste sfide. Come ti immagini la vita da qui, questo come ultima domanda, da qui a, non dico 10 anni, ma insomma normalmente il famoso step dei 30 anni? Allora, io posso dire che finora l'esperienza che ho fatto all'interno dei grandi studi legali mi ha davvero affascinato e convinto, e continua a convincermi ogni giorno. Quindi, nonostante il magistrato che mi abbia interrogato all'esame mi abbia rivolto l'invito a valutare seriamente l'opportunità di studiare per il concorso in magistratura, io per ora voglio continuare sulla strada che ho percorso, quindi voglio essere un avvocato, ora che appunto da appena 10 giorni ho acquisito appunto il titolo, quindi vorrei continuare a lavorare nei grandi studi, ma tra 10 anni io mi vedo con una famiglia, perché sono davvero convinta e sicura che lavorare non significhi rinunciare a realizzarsi come persona, come donna e quindi anche come moglie e come madre. Certo. E io ho avuto l'esempio della mia vita. Te lo dice un'avvocatessa molto più grande di te, con figli già grandi. Io ne ho 3 e sono una specie di rarità, cioè non noi avvocati, e posso immaginarlo. noi avvocati mamme facciamo diciamo una vita un po' particolare. Certo, chiediamo infatti spesso di avere, non dico tanto, ma insomma qualche aiuto in più effettivamente ci vorrebbe, anche perché adesso noi siamo in maggioranza preponderante su tutti i fori, e quindi è vero che insomma sia donne avvocato, donne magistrato, insomma siamo veramente io ti tantissime. Capisco, perché sono cresciuta con una mamma medico, quindi con una mamma libero professionista, che quindi mi ha insegnato sin da piccola che cosa significhi a volte essere un po' sprovvisti di tutele e un po' sprovvisti di aiuti da parte del lavoro. Però questo non è giusto. Io mi auguro che con la tua generazione e quella dei miei figli tutto questo non accada più, cioè che effettivamente andare avanti significhi anche dare un aiuto più forte a chi poi vuole anche costruirsi una famiglia, oltre che una carriera, oltre che dedicarsi al lavoro. Chiara, è anche noi, il mio ufficio. Noi come Uslo Web Radio ti seguiremo sicuramente anche più avanti, siamo a tua completa disposizione. Spero che ci ascolterai anche per i nostri approfondimenti, e ti lasciamo comunque un augurio di un futuro davvero radioso. Grazie a te. Vi ringrazio tanto. Un saluto. www.lextel.it è il sito di riferimento per le tue visure in camera di commercio, al catasto, in conservatoria, al pra per nominativo. Richiedi anche informazioni investigative complete ed accurate direttamente dal portale. Per te un unico punto di accesso e un conto prepagato a scalare. Iscriviti gratuitamente e inizia le tue ricerche. www.lextel.it. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. E con noi il nuovo presidente di AIGA, Alberto Vermiglio, con Domenico Monterisi faranno una piacevole chiacchierata. Auguri e buona intervista. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto auguri, perché noi ci siamo lasciati che stavate per iniziare le votazioni, è andata come doveva andare, anzi ancora meglio, perché sei stato eletto dopo qualche anno che ciò non avveniva, per acclamazione. È così, vero Alberto? Sì, è stata un'emozione molto molto forte. Ho ricevuto un'investitura importantissima dal congresso, perché a prescindere dagli altri due antagonisti, che sono validissimi colleghi, si è puntato probabilmente verso un
un'unitarietà che potesse rasserenare alcuni animi che negli ultimi anni forse erano risultati un po' troppo accesi e avevano sviato la nostra attenzione rispetto a quello che è il nostro interesse, che è quello dei giovani avvocati. Quindi una presidenza nel segno dell'unità di intenti? Assolutamente sì, soprattutto l'unità di intenti, tant'è che ho già preso pubblico impegno che svilupperò parte dei programmi degli altri due colleghi, cercherò il massimo coinvolgimento anche con le risorse umane di cui potevano disporre loro e cercherò il massimo coinvolgimento anche perché l'AIGA sì è vero fa politica forense, ma è un'associazione e come tale si deve riconoscere. Senti Alberto, hai un'eredità pesante perché il biennio di Michele, a parte qualche problema interno al quale hai fatto cenno, è stato un biennio sicuramente molto intenso. AIGA si è guadagnata spesso le prime pagine dei giornali, insomma quelli di nostro interesse, per varie iniziative. Da dove si ricomincia? Si ricomincia sicuramente dal lavoro già svolto dai precedenti mandati, da questo, da quello precedente e da tutti quelli che sono venuti prima. Anche perché l'AIGA ha avuto delle idee ben chiare, anche spesso innovative, che poi man mano sono state portate avanti. È chiaro che in questo momento ho cercato di dividere il mio impegno tra in professione forense e sistema giustizia largamente intesi e giovane avvocatura. In questo senso credo che sia molto importante non distogliere lo sguardo rispetto alle novità che ormai purtroppo con una cadenza regolare intervengono nella nostra professione e quelle che invece dobbiamo immaginare noi come giovani per rinnovare la professione, perché i tempi cambiano, la società muta, anche noi dobbiamo prenderne atto. Senti, un'altra domanda Alberto, voi siete stati forse insieme a ANF fra le poche associazioni che hanno sostenuto il socio di capitale. Oggi parlare ancora del socio di capitale non ha senso se non per adeguare statuti e per formulare ancora meglio all'interno delle singole società il ruolo del socio di capitale, limitarlo. Su questo pensate di proporre qualcosa? Guarda, quella del socio di capitale è stato uno degli argomenti che ho cercato di sviluppare durante la campagna elettorale, sia perché devo dire precedentemente era uno degli argomenti che mi interessava e che avevo sviluppato quando ero stato componente di giunta 4 anni fa, ma soprattutto perché ormai era chiaro che il governo volesse intervenire sull'argomento, così come poi è stato. Oggi bisogna essere però onesti, è una normativa carente. Non sviluppa l'aspetto fiscale di queste società e degli utili eventualmente da distribuire, non sviluppa la questione previdenziale, sempre con riferimento agli utili, quindi con un enorme rischio rispetto al gettito previdenziale di una società di capitali, dove gli utili potrebbero essere destinati ai soci di capitale, che potrebbero essere, perdonatemi il termine, dei fantocci, magari familiari vicini, e quindi distrarre dalle nostre casse previdenziali enormi somme. In questo senso ci vuole secondo me una regolamentazione più specifica, purtroppo ci vorrà un ulteriore intervento legislativo e probabilmente l'AIGA in questo dovrà mettere quella che è la sua vera qualità, che è lo studio preventivo di un argomento e poi la proposta. Un ulteriore argomento è quello dell'avvocato lavoratore, detto anche monocommittente. È un argomento che da sempre la tua associazione ha portato avanti e che, dicevo, nella chiacchierata che abbiamo fatto sabato, mi è sembrato che un po' vi sia sfuggito di mano, nel senso che altre associazioni sono state forse un po' più attive, almeno nell'ultimo periodo, quando questo argomento, che era un po' tabù, è arrivato anche sui tavoli del CNF, adesso di OCF, a partire dai congressi di Rimini, ancora prima di Venezia. Su questo argomento che cosa farete? Quello dell'avvocato monocommittente e o dipendente, perché secondo me bisogna incominciare… Sì, usare anche questo termine che molto infastidisce alcuni colleghi o alcune rappresentanze dei nostri colleghi. È stato un argomento
che abbiamo sviluppato sempre circa 4 anni fa e che questi 2 anni è stato ancora approfondito. Si è poi, non dico preferito non fare una proposta, ma probabilmente nel momento in cui altre associazioni hanno incominciato ad affrontarlo, si è creato un impasse. Ora, io credo che sia importante una cosa, è una situazione di fatto che esiste da anni, non è una questione ora degli ultimi 5 o 6 anni, esiste da molti anni. Ora si è ancor più organizzata, principalmente al nord, al sud obiettivamente non capita spesso, però viene aggirata anche al sud, perché probabilmente oggi queste figure professionali vanno, ai noi, a sostituire spesso le vecchie segretarie degli studi, con molte meno tutele di questi dipendenti di una volta. Io non accetto personalmente come avvocato che un collega possa essere senza tutele laddove lui non è indipendente. Questa è una cosa che moralmente non riesco ad accogliere. In questo allora io chiederò all'AICA subito, probabilmente nei primissimi incontri nazionali, di misurarsi su questo e di darmi eventualmente un mandato, perché se è un argomento spigoloso non vuol dire che non bisogna confrontarsi, anzi, maggiore il confronto, maggiormente critico, maggiormente la soluzione sarà ragionata. Alberto, ultimissima domanda, ti ringrazio perché sei molto secco nelle risposte e sono adattissimo ai tempi radiofonici. L'ultima domanda riguarda la politica forense generale, c'è OCF in campo e c'è un congresso, quello di Catania, che inizierà fra un anno. L'ultimo congresso di Rimini ha dimostrato quanto importanti siano i temi del congresso, perché adesso molto più che in passato si rischia che alcune mozioni non siano affrontate perché esuberanti rispetto al tema. Qual è il tema che la giovane avvocatura italiana ritiene sia necessario trattare a Catania? Guarda, il congresso di Catania, se non ricordo male, sarà tra circa un anno. Non ho la pretesa di poterti dire, non ho la pretesa di poter dire adesso quale sarà il tema che AIGA affronterà, proprio per il rispetto che ho del Consiglio Direttivo Nazionale, che è l'organo dal quale io ricevo gli impulsi. Però posso dire una cosa, che in questo momento il congresso è davvero la nostra assise, dove associazioni, istituzioni devono ritrovarsi. Anche in questo è importante che io ho vissuto un momento in AIGA dove ci siamo ritrovati. Forse di fronte alle massime difficoltà esce il vero valore. Spero che anche al congresso di Catania sia così. Io mi sento a casa perché Catania è certamente il distretto più vicino al mio, che vengo da Messina, e dove sia l'ordine sia l'AIGA mi sono particolarmente vicine. Sono certo che gli argomenti dovranno essere quelli di un'avvocatura che guarda al futuro. Io non riesco ad immaginare un'avvocatura che non guardi avanti. E che Domenico, guarda, mi dispiace doverlo ammettere, ma l'avvocatura di una volta è stata splendida, meravigliosa, ma non tornerà più. Oggi dobbiamo immaginarne un'altra che sia davvero adatta ai tempi, alla società e alle richieste della clientela. E speriamo che tu, Alberto, scusami Domenico, così lo saluto anch'io, e speriamo che tu, Alberto, col nuovo mandato possa concorrere a questo nuovo sviluppo. Una buona giornata, auguri da te, Domenico. Ciao Alberto, grazie per la disponibilità a quest'ora, buon lavoro. Grazie a voi, ci mancherebbe, sempre a disposizione, un abbraccio. Uslo Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Uslo Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslo Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it.
L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslo Web Radio trasmette i vostri eventi. Sei interessato anche tu a dare al tuo evento rilievo nazionale? Mandaci una mail. webradio@uslo.it. Costa solo 350 euro oltre le spese. Copriamo tutta Italia. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. E adesso viriamo, ma sempre di giovani si parla, e parliamo del giovane collega Pietro Elia che è stato sempre con noi in radio, e anche se con le sue pillole e con la mediazione, e dobbiamo dire che Pietro, senza così sbagliare, è uno che nel campo della materia delle mediazioni in Italia è ben noto. Pietro, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per il giovane, mi fa piacere. Allora Pietro, abbiamo letto una sentenza del Tribunale di Ascoli, se non vado errato, sul verbale di accordo stipulato in mediazione e omologato, e non può essere sindacata l'iscrizione di ipoteca da parte del conservatore. Spiegaci che cosa, qual è il problema. In realtà questa sentenza rappresenta un paradosso tutto italiano, perché non c'era bisogno di una sentenza. Il conservatore di Ascoli avrebbe fatto bene semplicemente a leggere la norma dell'articolo 12,2 del decreto 28/2010 per comprendere, ammesso che ci sia qualcosa da comprendere, che un accordo regolarmente omologato dagli avvocati è titolo per iscrivere un'ipoteca. E quindi diciamo il problema è nostro, tutto nostro italiano, e diciamo che tra virgolette il Tribunale di Ascoli bacchetta il conservatore e spiega perché l'accordo omologato è assolutamente titolo per iscrivere un'ipoteca giudiziale. E quindi spiegalo anche a noi, a chi non fa questo. Dunque, in realtà parte tutto da una richiesta di questo accordo come titolo per accedere all'ipoteca. Il conservatore di Ascoli ha pensato bene di accoglierlo con riserva, in quanto le sue riserve erano fondate al richiamo dell'articolo 2818 del Codice Civile, che è la regola generale, che elenca i titoli che sono oggetto di ipoteca giudiziaria, praticamente le sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali che ovviamente contengono una condanna o un adempimento ad un'obbligazione, quindi ad un facere. Certo. E cosa che in realtà tecnicamente l'accordo tra l'altro è un ossimoro, non può esserci, perché un accordo non può certo prevedere una condanna. E quindi in realtà i giudici, richiamandosi anche a un pregresso orientamento del Tribunale di Varese già del 2012 che si era pronunciato sul punto, dice che la norma dell'articolo 12 supera la regola generale del 2818, in quanto dà questa norma una natura speciale e integrativa del diritto comune, e alla base vi è quindi una volontà che poi è omologata appunto tramite la presenza degli avvocati, quindi garantiscono che tale accordo non è contrario ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume. Benissimo. Quindi una diversa interpretazione vanificherebbe, tra l'altro depotenzierebbe uno diciamo degli elementi più rilevanti, potenzialità, sì, anche del cosiddetto e auspicato effetto deflattivo. Certo. Dell'istituto della mediazione, e tra l'altro è interessante come anche il Tribunale di Bari l'anno scorso si era pronunciato a proposito dell'articolo 12, definendolo diciamo una nuova fattispecie che si va ad aggiungere a quelle tradizionali, una fattispecie prevista e quindi voluta dal legislatore, e che quindi supera l'interpretazione del conservatore di Ascoli. In pratica quindi, alla luce di questo dictum,
interpretazione, ma forse interpretazione è anche una parola grossa, in realtà il tribunale è un errore, è un classico errore. Al dato letterale della norma, ha detto il conservatore, in base a queste considerazioni, non può neanche sindacare l'accesso all'ipoteca di un accordo omologato. Tant'è che c'è qui un, leggendo la sentenza, si evince che comunque già a riprova che l'accordo omologato è un titolo esecutivo il fatto che le parti, per il tramite dei loro avvocati, avevano chiesto un decreto ingiuntivo precedentemente per ottenere quindi ciò che era previsto nell'accordo, ma in realtà fu rigettato il decreto ingiuntivo perché c'era già un titolo. È già un titolo esecutivo e quindi ovviamente è perfettamente inutile avere un decreto. Quindi più che di una sentenza innovativa parliamo di una sentenza che forse chiarisce i termini della questione, che poi peraltro è abbastanza, diciamo, lineare. Sì, è abbastanza lineare, sì, non c'è nulla di contorto. Senti Pietro, posso sono Domenico. Questa occasione di questa sentenza ci fa tornare su un argomento che forse è più interessante anche dal punto di vista, diciamo, dottrinario e di studio, che è quella invece della trascrizione dei trasferimenti a seguito di verbale di conciliazione. Ricorderai, c'era una sentenza del Tribunale di Pordenone, ma poi c'è stata anche la sentenza di appello che l'ha riformata. Qual è lo stato dell'arte? Avete notizie se esiste già un giudizio di Cassazione su questa no, tematica? No, non ancora no, e lo attendiamo con molta curiosità, perché è bene che sul punto si faccia chiarezza, ed è una chiarezza di cui abbiamo tutti bisogno, altrimenti andiamo in base a queste, come dire, risultanze di merito ondivaghe, che non fa bene, soprattutto per la tutela dei diritti dei cittadini. Bene Pietro, e sulla tua chiarezza non vi è alcun dubbio, ma ti chiameremo e ti sveglieremo altre volte per chiarimenti proprio sulla mediazione. È sempre un piacere. Una buona giornata a te. Un abbraccio e buona giornata a tutti. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. Uslo Web Radio presenta Aspetti giuridici delle web radio. La radio si evolve e transita dalle frequenze al web. Aspetti giuridici delle web radio è il primo manuale sulle web radio, scritto da Valentina Carollo. Edizioni Uslo Web Radio. Acquista l'ebook a soli €4,99. Cercalo su Amazon o su qualsiasi store. Con un click sarà disponibile sul tuo dispositivo. Con il tuo acquisto contribuirai a far crescere Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Sono ottavo in linea di successione per il trono d'Inghilterra. Mio cugino fa l'astronauta. Presto lo manderanno su Marte. Mangio soltanto fritti, ma ho perso 24 kg in 2 settimane. Io vado a caccia perché amo la natura. Basta spararle grosse. La caccia è solo un abominio. Con il tuo aiuto possiamo fermarla per sempre. Firma la petizione contro la caccia su lav.it. Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E per oggi è davvero tutto. Un saluto da Angelo Marzo, un saluto alla regia di Adele e un saluto a Domenico Monterisi, che saluterà anche voi. Ciao Angelo, buongiorno a tutti i colleghi in ascolto, buon lavoro e buona settimana. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi. E le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.